Allora, io affronto il problema da un angolo leggermente diverso da quello molto ampio della Fontana, che l'argomento che affronto è mirato alla categoria del inconclusivo o irrisolutivo, comunque della patologia prima linea e invasiva della mammella, quindi l'equivalente del C3, C4 citologico trasferito al B3, B4 istologico. Quindi un confronto senza entusiasmi, senza trionfalismi, ma con spirito analitico e critico tra la microistologia preoperatoria, quindi la core biopsy, e la biopsia scissionale della patologia borderline, cioè degli indicatori di rischio e dei precursori di malignità della mammella, ponendo le due diagnosi in confronto. La casistica si riferisce a 1324 core biopsy correlate tutte con la biopsia scissionale, 154 tumori maligni e 1170 non maligni, tra i quali 14 inadeguati, 3 falsi negativi e benigni. Spicca il gruppo che è di interesse della nostra analisi, rappresentato a 399 casi atipici, appunto borderline, e 11 sospetti maligni. La codifica adottata è quella comune del B da B1 a B5, vedete in giallo la codifica che investe questo nucleo di patologia atipica. B3A benigno di incerta potenzialità maligna, con una serie di tonalità diagnostiche, B3B, B3C, cioè iperplasia tipica cutanea lobulare, più probabilmente benigna, più probabilmente maligna o sospetto maligna. Quindi qui scatta evidentemente una grossa componente di soggettività interpretativa, ma questa modulazione diagnostica distinta in ABC è in spesso funzione della quantità e della qualità del tessuto, che spesso in corbaio si subisce delle coartazioni ai limiti della leggibilità, e che quindi sostituisce il commento o comunque quella modulazione diagnostica che ho sentito che è necessaria anche in citologia, nella stessa categoria dei C3 e dei C4. La patologia a cui si riferisce in borderline categoria B3 e B4 sono le lesioni proliferative duttali e lobulari, le papillari, le sclerosanti e le fibroepiteliali. Il nucleo è suddiviso per gruppi di incidenza casistica di 399 distinti in B3, ABC e B4, l'avete qui elencato, con una netta prevalenza delle iperplasie duttali atipiche, poi riemergono le sclerosanti e un buon numero di fibre epiteliali. Il problema delle proliferazioni duttali è ovviamente, come in citologia, anche in istologia microbiottica, la diagnosi differenziale fra la iperplasia duttale atipica e l'iperplasia usuale, la duttale atipica e il duttale in situ di basso grado e le atipie a cellule polonari con l'in situ di basso grado. Di una qualche utilità, spesso anche risolutiva, è l'applicazione monistochimica nella diagnosi differenziale adottando le citocheratine non delle cellule basali, sia chiaro, di fenotipo basale, cioè in pratica citocheratine ad alto peso 5, 6, 14, 34, beta 12 e recettore estrogenico, in quanto nella maggior parte dei casi l'iperplasia duttale atipica è negativa alle citocheratine basali e positiva all'estrogeno, e la iperplasia usuale è il contrario, positiva alle citocheratine basali e con una positività estrogenica pressoché normale. Qui un esempio di iperplasia duttale florida positiva 5,6, atipica negativa, e un tasso di positività nucleare all'estrogeno più intenso nella zona atipica rispetto al normale o al non iperplastico. E iniziamo da alcuni esempi: core biopsy di iperplasia atipica presuntivamente probabilmente benigna, la citocheratina 5,6 di conferma, e l'escissione di un'iperplasia florida duttale usuale positiva 5,6, un esempio di sovrastima.
trovarsi con anomalie strutturali citologiche di neoplasia atipica, probabilmente benigna di nuovo, positività disomogenea ma rappresentata la citocaratina 5 e 6, e smentita a livello scissionale dalla coesistenza di neoplasia tipica e di carcinoma duttale in situ di basso grado. Ancora una probabilità suggestiva, questa volta di probabile malignità, maggiore irregolarità dei nuclei più spiccati per cromasia, spazi irregolari, negatività alla citocaratina 5 e 6 con mantello duttale conservato e conferma di reale ipoplasia duttale atipica intesa come una microcarcinoma microfocale duttale in situ di basso grado con microcalcificazione inscritto nell'ambito di un'ipoplasia duttale florida usuale, in questo caso il secolo polmonare, in due dotti contigui o in 2 mm di diametro. Quindi mettendo a confronto la corvalsi e la biopsia scissionale nel gruppo delle duttali, l'ipoplasia duttale atipica è stata confermata in 43 casi, sovrastimata in 29 e predittiva di un certo tasso di malignità in situ di invasiva globulare in situ in 52 su 124 casi, praticamente una sottostima che implicitamente rappresenta il valore predittivo. Le alterazioni colonnari, che sono una recente osservazione di grande interesse nel mondo dell'ipertrofia tipica duttale, sono delle modificazioni a cellule alte che rivestono un lobulo microcistico con carico di secreto, a volte con microcalcificazioni, qui in comparsi, qui in escissione. Procedono da una semplice monostratificazione di tipo colonnare a iperplasia a più file, con piccole tortuosità, senza ATP nucleare o con ATP nucleari. Fino a una atipia a cellule colonnari, che ancora non si definisce vera iperplasia duttale atipica, variante flat, presuntivamente maligna, cellule monotone, parietali aderenti tipo plinging, di tipo monotono uniforme a basso grado nucleare o con maggiore ATP nucleare. Il secondo tipo di proliferazione a cellule colonnari atipica è obnei, sempre presuntivamente o probabilmente maligna, cellule a goccia con nucleo ipercromatico, fino alla realizzazione di quadri tipo plinging micropapillare a goccia, tipo borderline con il carcinoma duttale. La atipia proliferativa colonnare evolve in molti campi verso un intreccio fibroide progressivo fino alla realizzazione di quadri strutturalmente e citologicamente assimilabili alla ipertrofia duttale atipica convenzionale, ma con una più spiccata componente a cellule colonnari con apice ipersecretivo, fino alla realizzazione in escissione di quadri di carcinoma duttale in situ di basso grado con microcalcificazioni, dove spicca evidente la delimitazione polare dei cribri da parte di cellule colonnari con apice intensamente ipersecretivo. Ma quello che è più interessante delle iperplasie duttali a cellule colonnari, al di là della loro implicita potenzialità evolutiva in malignità di basso grado, è la loro convivenza, cioè in tempi di Pax ho preferito così unicamente chiamare conviventi, senza allusioni a livello di atipia naturalmente dei conviventi, tra l'iperplasia atipica cellule colonnari che può coesistere con l'iperplasia duttale atipica usuale, l'atipia colonnare e l'iperplasia lobulare atipica, l'iperplasia atipia colonnare e il carcinoma lobulare in situ, l'atipia colonnare tipo flat con il carcinoma lobulare infiltrante, l'atipia colonnare micropapillare con un carcinoma tubulare infiltrante e lobulare in situ. E confrontando la corbarsi e l'escissione delle lesioni colonnari, sia considerate come iperplasia o iperplasia con atipia, notate che c'è una sottostima del 15 su 30, quindi assimilabile all'iperplasia duttale atipica, una sottostima del 50% rispetto a una aggiuntiva malignità rappresentata, come abbiamo visto, da lobulari soprattutto in situ e infiltranti e anche da duttali. In pratica possiamo concludere, e anche la letteratura lo ribadisce, che le atipie a cellule colonnari sono dei precursori del 36% di iperplasia duttale atipica vera e di carcinoma duttale in situ di basso grado, nel 60% di carcinoma lobulare in situ, nel 40% di lobulare atipica e nel 1% di carcinoma tubulare infiltrante. E veniamo alle neoplasie lobulari. È un titolo che racchiude una terminologia più eterogenea, l'iperplasia lobulare atipica
atipica probabile carcinoma lobulare in situ, carcinoma lobulare in situ, quella che oggi viene definita l'in1, l'in2 e l'in3, piccolo riepilogo, non produce tumore palpabile, raramente evidente in mammografia, raramente microcalcifica, è un'incidentaloma, isolata prima dei 35 anni è piuttosto rara, è più frequente in postmenopausa, è rivelatrice di carcinomi occulti, omo o controlaterali, è di istologia controversa, a maggior ragione in core biopsy, pur avendo avuto un basso diagnostico dall'1% nel 90 fino al 10% nel 2000 ed è di significato biologico notoriamente controverso, se si deve considerare come un generico marcatore di malignità dopo 15 o 20 anni da sottoporre a follow-up o a terapia ormonale, oppure un vero precursore. L'importante è considerare che colpisce di frequente donne in postmenopausa e quindi si sviluppa nell'ambito di lobuli atrofici, sclerotici, regressivi, per cui viene a meno il criterio della distensione volumetrica dell'acino così utile nella diagnosi istologica di carcinoma lobulare in situ, che viene ad assumere in core biopsy aspetti di tipo atrofico, confermato in scissione, sospetta di patologia lobulare atipica probabilmente benigna, smentita da un in situ di tipo A in scissione, ancora probabilmente carcinoma lobulare in situ di tipo B3C, quindi probabile carcinoma lobulare in situ, istologia, intensa positività, citocrachia dell'alto peso, elemento indicativo a favore della malignità lobulare, smentito dall'escissione di una convenzionale iperplasia lobulare tipica per il 50% adenosica, per il 50% atipica. Gli acini sono più larghi, sono più distesi, il sospetto di carcinoma lobulare in situ spinge al B4 e l'escissione conferma la coesistenza di un lobulare in situ e di un duttale in situ di basso grado con zone di collisione delle due neoplasie. Questa associazione non è per nulla casuale. Sospetto carcinoma lobulare in situ atrofico, quindi B4, e addirittura una coralità neoplastica impressionante per coesistenza di carcinoma duttale in situ di basso grado, lobulare in situ e lobulare infiltrante. Coniugando quindi il dato microistologico e macroistologico, nel gruppo delle iperplasie lobulare atipiche vedete incide il maggior numero di sottostima di neoplasie lobulare in situ duttali e infiltranti dell'uno e dell'altro tipo. Mentre invece il gruppo della lobulare atipica, probabile carcinoma lobulare in situ in genere confermante, così anche per le diagnosi di sospetto carcinoma lobulare in situ in genere coincidente. A questo punto, dovendo dare una risposta alla nostra esperienza, dobbiamo dire che questa categoria di neoplasia lobulare ha un valore predittivo di preinvasività in 12 su 29 casi, di invasività in 9 su 29, è uguale ai dati della letteratura. E tra l'altro sottolinea l'opportunità dell'escissione dopo diagnosi in core biopsy della neoplasia lobulare tipico dell'in situ e addirittura di procedere all'escissione per la incidenza di carcinomi invasivi dopo core biopsy immediati o di piccolo o di corto intervallo. Quindi dovremmo dire che il significato biologico delle neoplasie lobulare è a livello di lobulare atipica indicatore di rischio 4 volte, di lobulare in situ vero e proprio precursore non solo di lobulare in situ di infiltrante, ma anche di duttale infiltrante, perché come il carcinoma in situ duttale prelude alla monolateralità, più del duttale in situ prelude alla bilateralità e alla multifocalità, per il carcinoma lobulare in situ le due mammelle in pratica si comportano come un organo solo ed è possibile che il carcinoma lobulare in situ sia un vero laboratorio di staminalità bifenotipica, in quanto identiche mutazioni del gene cadherina identificano questi due momenti dello stesso spettro preneoplastico sia a destinazione divergente o lobulare o duttale. E questo spiega la coesistenza in situ del duttale e del lobulare. Quindi sarebbe come dire che di fronte a questa diagnosi di atipia lobulare dovremmo concedere sempre una riescissione, la risposta è in alcune condizioni, cioè clis estensivo, cioè più del 50% di tessuto, qui dipende dalla disponibilità di tessuto, clis con necrosi, cometo simile ai microcalcificazioni, è raro, ma si è visto. La coesistenza con altri fattori di rischio, le lesioni papillari, l'iperplasia atipica, la palese discrepanza con la tripletta, cioè quando la istologia minimiottica di iperplasia lobulare atipica non spiega il quadro mammografico e neanche quello clinico, tenendo presente che le prime due unità, cioè l'estensivo più del 50% e il micronecrotico, pregiudicano anche l'adeguatezza di immagini scissionali. E veniamo alle lesioni papillari.
codificati anche queste come di consueto, e sono in fondo il papilloma centrale periferico, la papillomatura centrale periferica, sia tipici che atipici. Papilloma di incerta potenzialità maligna, regolare rappresentanza del miopitelio qui con CD10, oltre alle citocheratine del fenotipo basale, le lesioni papillari richiedono della persistenza del miopitelio e conferma di proliferazione papillomatosa florida con intensa positività alla citocheratina 5-6. Più probabile benigno in papilloma atipico, notate la coartazione tessutale delle lesioni papillari frequente, incurvarsi fino al limite a volte della leggibilità, CD10 discontinuo, intensa positività all'estrogeno, quindi suggerita l'idea di probabilmente benigno, invece la escissione conferma trattarsi di un papilloma atipico con proliferazione atipica periferica negativa al miopitelio aderente alla parete. Anche questo papilloma atipico probabilmente maligno, intensa frondosità friabile di ipercellularità discomattiva a cellule non colonnari, la citocheratina è in larga parte negativa, il miopitelio è equivoco e l'escissione rivela un carcinoma papillare intracistico. Ancora una diagnosi di micropapilloma presuntivamente di incerta potenzialità maligna, in biopsia, qui è mancata completamente la correlazione con la clinica, la cheratina ad alto peso è intensamente positiva, quindi tranquillizzante, la lesione è confermata anche dall'escissione. In questo caso l'atipia citologica nucleare e colonnarità è di scarsa valutazione su questo scarso materiale, più evidente la necrosi, aiuta l'immunistochimica che segnala la negatività delle citocheratine basali, specie a livello del cordone papillare principale della micronecrosi, e l'escissione conferma il sospetto di B4 di carcinoma papillare intracistico microinvasivo. Correlando quindi anche le lesioni papillari B3 e B4, 51 casi, si nota come più o meno, a seconda delle categorie diagnostiche microistologiche, sia un papilloma di incerta potenzialità maligna, sia l'atipico, sia il sospetto, più o meno predicono un'incidenza di malignità escissionale in situ, cutale o papillare, più o meno equivalente, con un totale più o meno di 37 su 51 casi di coincidenze diagnostiche. Ma questo è un dato importante, che il dato di malignità che la lesione papillare in corbarsi riesce a prevedere a livello escissionale veramente molto basso, cioè solo 9 su 51 casi, 8 preinvasivi e 1 su 51 microinvasivi, che sarebbe come dire che circa l'80% della nostra esperienza di lesione papillare, più che una più ampia escissione, sarebbe necessaria una più ampia discussione interdisciplinare. Se poi confrontiamo i dati recentissimi del rischio relativo di carcinoma delle lesioni papillari, dopo lunghi periodi di tempo, 10 anni, 30, 16 anni, si nota come in pratica solo la papillomatosi multipla, tipica e atipica, abbia una qualche valenza di predittività. Quindi nessuna evidenza che il papilloma tipico o atipico rappresenti un vero precursore diretto di carcinoma, mentre invece la papillomatosi multipla, tipica o atipica, aumenta il rischio di 3-7 volte. La rilevazione su escissione della patologia escissionale successiva al riscontro di papillomatosi fornisce informazioni sul rischio relativo della patologia del territorio per il papillomatoso e in genere rappresentato dalle lesioni sclerosanti più o meno proliferative, che sono appunto il capitolo successivo, la cicatrice radiale, la lesione sclerosante complessa e l'adenosi sclerosante. Agobiopsia di una cicatrice radiale, nidus scleroelastico, blanda iperplasia periferica, incerta potenzialità maligna, dato che è veramente difficile poter affermare con sicurezza che queste lesioni sclerosanti non nascondono nulla in escissione, in questo caso una cicatrice radiale confermata in escissione, adenosi sclerosante probabile, mioepitelio conservato, sorpresa escissionale di carcinoma lobulare in situ che germoglia in un ambito di adenosi sclerosante, ben mantenuto nell'ambito del miopitelio che ho rappresentato da mattina. Ancora una lesione radiale sclerosante in probabsi, confermata lesione papillare sclerosante complessa con indice scleroelastico in escissione, sorpresa di coesistenza nella lesione radiale di iperplasia atipica duttale e di carcinoma duttale in situ di basso grado. La lesione sclerosante è sempre data come di incerta potenzialità maligna, ampia sclerosi, lesione sclerosante papillare complessa, nel nidus si sviluppa un carcinoma tubulare infiltrante. Quindi in questi casi la presunzione di incerta potenzialità maligna
ha meritato una scissione perché ha quantomeno rivelato successivamente una maggiore atipia. Adenosi sclerosante atipica sospetta. È una deformazione sclerosante con nidi notevolmente atipici. La cheratina identifica questo nodo adenosico che comprime e deforma un dotto interessato da carcinoma in situ di alto grado. Il carcinoma in situ scivola verso l'adenosi sclerosante di tipo lobulare, ovviamente, rispettando il mio epitelio, come si vede, e colonizzando i singoli nidi sclerotici dell'adenosi con immagini pseudo-infiltrative contenute dal mio epitelio. Questo spiega il sospetto. Se confrontiamo l'adenosi sclerosante microistologica con la macroistologia, da capo si nota come circa la metà delle scissioni rivelino una atipia imprevedibile a livello microistologico di lobulare in situ, lobulare in situ, lobulare infiltrante, con una sottostima, quindi, che diventa poi in pratica valore predittivo di 19 su 99. Con lesioni fibroepiteliali siamo alla fine, il fibroadenoma, il tumore fillode, l'adenoma tubulare e l'adenoma fibronodulare. Quindi il fibroadenoma, visto che se ne parla, è davvero un problema? In effetti è sempre maggiore. Il fibroadenoma è impalpabile, intercettato dall'ecografia. Del 20% è multiplo, sincrono, metacrono, mono o bilaterale, quindi può sfuggire. Nel 10% può essere anche di 5 cm senza essere fillode, nel 5% è meno di 5 cm ma fillode, ed è impossibile avere differenziale clinica, mammografica ed ecografica fra il fibroadenoma benigno, il cosiddetto fibroadenoma benigno nel senso che nasconde delle malignità, e il fillode. Non è difficile la diagnosi comune di benignità, quindi B2, di un fibroadenoma mixoide di tipo adulto, così anche di uno sclerogliale involutivo senile. In questo caso la diagnosi fu di adenoma e sorpresa di un papilloma a sviluppo pseudoghiandolare dentro il fibroadenoma, ma sempre B2, benigno. Quando il fibroadenoma in Corbam si risulta così ricco di componente sclerosante, si avanza subito il sospetto di un'incerta potenzialità maligna, che spesso è, spesso talvolta è confermato, dal riscontro, e anche Fontana nel ristruccato, il carcinoma lobulare in situ, meglio evidente con la cetocheratina, non c'era molto di più. E questo fibroadenoma sclerotico di tipo senile ha un'area di adenosi sclerosante pseudo-infiltrativa, l'escissione del non carcinoma lobulare infiltrante. Notare la diagnosi è sempre solo di presunta incerta potenzialità maligna. Fibroadenoma di tipo adulto, con area di ipercellularità periduttale, dato per cellulare giovanile, evidentemente con la incerta potenzialità maligna di un possibile fillore, che invece rivela un carcinoma duttale in situ nel fibroadenoma. Un'area di fibroadenoma sclerotico senile, sempre di incerta potenzialità maligna con scleroelastosi, che addirittura contiene un carcinoma duttale infiltrante. Ancora cellulare questo fibroadenoma di tipo giovanile, di incerta potenzialità per un lieve aumento della cellularità periduttale dei nuclei ipertromici, e risulta essere una lesione curiosa, cioè il sarcoma stromale di basso grado periduttale, una sorta di precoce microtumore fillode che non ha ancora sviluppato nessuna vegetazione fogliacea se non in piccoli accenni, e iperplasia epimio epiteliale, un tumore in genere di basso grado, incline più alla recidiva che alla metastasi. In questo caso la categoria tumore fillode, più probabilmente benigno, nasce da questa vegetazione fogliacea ricca di stroma, confermata in escissione da un tumore fillode benigno papillare. Ago biopsia di overgrowth stromale con obliterazione dell'epitelio, addensamento periduttale, ipercellularità, blande atipie, non si notano mitosi, diagnosi più probabilmente maligno, e la diagnosi finale in escissione di un fillode borderline con profili circoscritti e qualche mitosi. La diagnosi in questo caso è ancora di presuntivamente di probabilmente maligno, ipercellularità più netta, ipercromasia, maggior numero di mitosi, evidente in escissione la malignità nucleare, polimorfismo, gigantismi e l'attività mitotica atipica. Confrontando e correlando la microistologia pre-chirurgica con la macroistologia post-chirurgica, in pratica si nota che mentre l'adenoma e la diagnosi di fillode in Corvarsi hanno una buona corrispondenza escissionale, il fibroadenoma è ancora colui che più del resto nasconde possibili insidie di malignità in situ in 32 su 40 casi. In pratica la discordanza, se di discordanza si può parlare, fra la microistologia e l'istologia escissionale della categoria diagnostica B3 e B4 comporta una certa percentuale di sottostima
che possiamo convertire anche più ottimisticamente in valore predittivo. Nel 48% il rischio relativo di malignità adduttale associata, 56% rischio relativo di malignità globulare associata, 10% di sottostima di malignità epiteliale nascosta nei fibroadenomi, 10% idem nelle malignità sincrone alle lesioni sclerosanti, e significativo, un po' così inquietante per quanto riguarda la nostra esperienza, l'80% di sovrastima di rischio relativo di lesioni papillari, che ci ha portato in pratica a un numero davvero considerevole di escissioni che possiamo, tra virgolette, considerare un over treatment. Non è marginale il ruolo della coartazione tissutale artefattuale nella discordanza, l'insufficiente numero di prelievi e il tradimento, l'infedeltà alla discussione interdisciplinare. Resta pur vero un certo valore predittivo positivo, che se guardiamo attentamente non solo nella casistica già illustrata, ma nella globalità, perché se consideriamo l'iperplasia adduttale atipica il valore predittivo positivo può essere anche del 30-40%, ma se consideriamo globalmente tutta la casistica delle quattro lesioni considerate, B3 ha un valore predittivo positivo limitatissimo del 26%, di poco superiore al C3 citologico. Diversamente da B4 che ha un valore predittivo dell'86%, di poco superiore a quello della citologia. Sarebbe quindi come chiedersi, ma allora le lesioni B3 sono sempre da escindere? In effetti la risposta è sì, intesa come scissione cautelativa nel 74% quindi delle B3, previa verifica della tripletta, specie se la codifica si riferisce alla neoplasia lobulare, che abbiamo visto può essere un dato incidentale, ma che deve spiegare il quadro clinico e mammografico diversamente, la si può lasciare perdere. Se non lo spiega bisogna procedere alla scissione. La lesione papillare va discussa prima di essere scissa, soprattutto il papilloma e non le piccole lesioni periferiche, e gli stessi fibroadenomi, proponendo eventualmente per le lesioni di probabile malignità e di sospetta malignità l'eventuale ribiopsia in caso di tripletta dubbiosa. Quindi la coartarsi nella categoria B3 verso la C3, sto parlando della nostra esperienza interna a Sant'Anna, ci risulta superiore alla fine meter solo nella diagnosi di fibroadenoma, con o senza iperplasia di papilloma e di lesioni sclerosanti proliferative, soprattutto di fibroadenoma. Anche se c'è qualche eccezione anche a questa strana regola, che in questo fibroadenoma, ricchissimo di una florida iperplasia usuale che ribriforme, fu interpretato in coartarsi come papilloma. La coartarsi borderline, quindi delle lesioni premaligne, in realtà avete visto che spesso è più premaligna la diagnosi della malattia escissionale, che di fatto contiene una malignità addizionale imprevedibile in microistologia. Dicevo, la coartarsi nelle categorie, ripeto, B3 e B4, correlata all'escissione nel 74% dei B3 e nel 14% dei B4 è, ironicamente, tra virgolette, un insuccesso diagnostico seguito da un overtreatment escissionale che però è predittivo di lesioni a rischio di precursori, induttivo di chirurgia rivelatrice di una patologia preneoplastica, preinvasiva o microinvasiva altrimenti sconosciuta, e, se mi consentite, di questi tempi anche protettivo dall'alto rischio non oncologico di colpa per danno biologico da ritardo diagnostico e commissione terapeutica. Ringrazio. Sempre un piacere sentirlo, c'è poco da dire, insomma. E credo che di carne al fuoco ne abbiamo messa